Camere separate è un romanzo che racconta la storia di Leo, uno scrittore trentenne che vive un intenso amore con Thomas, un musicista tedesco, fino alla sua tragica morte per AIDS. Il libro è diviso in tre parti, che corrispondono ai tre movimenti di una sonata: esordio, sviluppo e ripresa. In queste parti, Leo ripercorre i momenti felici e dolorosi della sua relazione con Thomas, ma anche il suo rapporto conflittuale con la famiglia, la sua crisi creativa e la sua ricerca di sé. Il libro è scritto con uno stile elegante e raffinato, che alterna il presente al passato, il reale al fantastico, il bianco e nero al colore. L'autore crea una trama ricca di emozioni e di colpi di scena, che esplora i temi dell'amore, della morte, della solitudine e della scrittura. I personaggi sono ben caratterizzati e realistici, e il lettore si immedesima facilmente nelle loro vicende. L'ambientazione è quella della Londra degli anni Ottanta, ma anche di altre città europee, come Parigi, Berlino e Roma. Il finale è imprevedibile e amaro. Camere separate è un libro consigliato a chi ama i romanzi psicologici e le storie di mistero, perché è una lettura appassionante e coinvolgente.